Siamo nel periodo di carnevale e siamo nel cuore del carnevale veronese, che è Piazza San Zeno. Ci ospita il ristorante Al Calmiere con Pietro Battistoni, e il piatto tipico di questo periodo sono sicuramente gli gnocchi, conditi con che cosa? Con la famosa pastisada de cavallo, carne di cavallo, derivate dalla tradizione medievale. Ma non siamo qui per parlarvi di gnocchi oggi, perché Raffaele ha fatto una ricetta molto particolare. Di che cosa si tratta? Abbiamo preparato un petto di faraona croccante alle mele. La faraona è una carne abbastanza particolare, può avere un leggero sentore di selvatico, quindi bisogna trattarla in una maniera molto particolare, sicuramente adeguata a quella che ha usato Raffaele. Come hai fatto a cuocerla? Allora, abbiamo preso dei petti di faraona, li abbiamo rifilati dalla pelle in eccesso, dopodiché li abbiamo marinati in una marinatura fatta di vino, sale, pepe e aromi naturali. Ecco, hai usato il vino perché la ricetta poi prevederà l'utilizzo delle mele, e il vino bianco ha sempre certo sentore di mele. La cottura come avviene? Allora, abbiamo una cottura innovativa, abbiamo fatto una cottura sottovuoto e a bassa temperatura. Ecco, le cotture a bassa temperatura permettono di mantenere la carne molto morbida, perché cuoce praticamente nella sua acqua senza perderla, e quindi nel sacchetto a 60 gradi la massa muscolare non diventa stopposa. Una volta abbattuto e tenuto a disposizione, certo, il petto di faraona, poi che cosa fai? Dobbiamo rendere l'effetto croccante. Semplicemente prendiamo una padella antiaderente, un filo d'olio e facciamo caramellizzare la pelle della faraona. E quindi la pelle diventa croccante, che poi verrà scaloppata e accompagnata a un, l'ingrediente che ci ha interessato di più, che sono le mele. Queste com'è che le tratti? Allora, le mele vengono praticamente tagliate a cubettini, a crude, non pelate, vengono spadellate all'stesso nell'interno della padella in cui la faraona viene caramellizzata. Le mele non cuociono completamente, vedete che siamo sempre dell'idea che verdura e frutta vanno consumate crude o quasi crude o comunque croccanti, però in questa maniera tutto quello che è il profumo della mela si sposta e va a integrare il fondo di cottura, che è quello che viene poi versato sopra alla faraona scaloppata e che compendia perfettamente questo piatto. Piatti saporiti, ovviamente gli gnocchi con la pastisada de cavallo chiamano i nostri vini rossi, come il Valpolicella, il Valpolicella Superiore, un buon ripasso, ma un piatto a base di mele e di carni bianche, perché la faraona, nonostante l'aspetto sia scuro, una volta che è cotta ha questo aspetto rosato molto molto bello, chiama un vino bianco strutturato, va benissimo un Soave Superiore. Come sempre, il bicchiere di vino a tavola è tollerato, ma devo ricordarvi che importantissima durante tutta la giornata è sicuramente la nostra amica acqua.